che cosa abbiamo appena realizzato, care amiche e amici di Vino Divino. Abbiamo realizzato da un pesce poverissimo un grandissimo piatto gourmet meraviglioso, abbinato ad un olio d'oliva extravergine fantastico. Da una ventresca abbiamo cotto tutto a bassa temperatura su vide, qui sotto vuoto. Guardate che tenerezza, che meraviglia. Io mo me lo mangio, voi nel frattempo lasciateci un like, iscrivetevi al canale di YouTube di Vino Divino e io mi mangio la ventresca. La ventresca è un pesce appartenente alla famiglia degli squali, molto diffuso, non è assolutamente un pesce che rischia l'estinzione, è un pesce coriaceo, ma è molto economico, circa 5-6 euro al chilo. Noi proveremo a trasformarlo con la nostra cottura sous vide, ovvero bassa temperatura sotto vuoto. Vi elenco gli ingredienti che utilizzeremo per due filetti che pesano all'incirca 500 grammi. Utilizzeremo le mie spezie dell'orto appena raccolte, salvia, mentuccia e prezzemolo. Poi utilizzeremo dei fiocchi di sale all'aglio, molto buoni, li ho acquistati da IKEA. Pepe, un mix di prezzemolo e aglio, un cucchiaino di zucchero moscovado, che è uno zucchero molto particolare, molto grezzo, la scorza dei limoni biologici, è importantissimo, e circa 5 gocce di olio essenziale all'arancia. Lo acquistate su Amazon, vi lascio il link qui in basso, come d'altronde di tutta l'attrezzatura che noi utilizziamo. Prepariamo la nostra verdesca condendola con gli ingredienti. Abbiamo anche un olio speciale oggi dell'oleificio Caputo di Molfetta, buonissimo, è stato appena franto, qualcosa di eccezionale. Andiamo a metterci i fiocchi di sale all'aglio, ecco, magari mettiamo anche un po' qua sotto, poi lo zucchero moscovado, non troppo mi raccomando, va bene così. Il pepe, una bella spolverata di pepe, l'aglio e il prezzemolo e infine gli ultimi ingredienti li aggiungeremo nel sacchetto sottovuoto. Andiamo ad aggiungere la scorzetta di limone. Questo fantastico macchinario, non ne mettiamo troppa, ok, senza grattare la parte bianca del limone. Le mie spezie, mentuccia fresca, salvia, eccola qua, e prezzemolo. Infine l'olio evo, circa 2 cucchiai, parte grassa importantissima, e 5 gocce di olio essenziale all'arancia. Perfetto, adesso andiamo a mettere tutto sotto vuoto. A questo punto la nostra verdesca va a fare un bel riposino di circa 30 minuti nel frigorifero. Tramite questo gioiellino Anova che ho acquistato su Amazon, vi lascio il link qui in basso, che si comanda tranquillamente dalla comodissima app e wifi, ho impostato la temperatura di 43 gradi per circa 45 minuti, 43.3, le ricette le ho trovate sulla community, c'è tutto scritto, vi aiutano. E andiamo ad immergerlo, stiamo preparando anche il salmone, andremo ad immergere il nostro pesce all'interno del sottovuoto e aspettiamo 43 minuti. Si è
cotta a bassa temperatura la nostra verdesca. Adesso la andiamo ad aprire innanzitutto, quindi via, coltellazzo, apriamo, togliamo i succhi in eccesso, possiamo usarli anche dopo per bagnare il pesce. Adesso passiamo alla cottura in padella rovente antiaderente. Padella rovente, mettiamo la verdesca, un filo d'olio, 2 minuti da un lato e 2 minuti dall'altro e il nostro pesce sarà pronto. Perfetto, la nostra verdesca è pronta, ancora un po' di sale aromatizzato all'aglio, un filo d'olio Evo Caputo ed infine un po' di glassa alla salsa di soia, che mi piace molto. Subito il piatto è pronto. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciateci un like, iscrivetevi alla pagina YouTube di Vino di Vino e ci vediamo alla prossima puntata di Vino di Vino. Ciao!